Progettare con la Regione Sardegna e l'Ateneo di Sassari il futuro dell'università diffusa sul territorio è il messaggio lanciato nel corso dell'incontro che si è svolto a Nuoro tra i rappresentanti dell'Università degli Studi di Cagliari, il Comune di Nuoro ed il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale. È nostro dovere dare opportunità al territorio anche attraverso master diffusi in tutta la regione, ha spiegato il rettore Francesco Mola. Ma da soli non ce la facciamo. C'è bisogno di un progetto regionale complessivo per capire insieme la direzione che vogliamo prendere come sistema. In quest'ottica siamo pronti a fare la nostra parte. Sono onorato di aver ricevuto in città il professor Francesco Mola, rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, ha dichiarato il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. Durante l'incontro ho ribadito che l'istruzione e l'università sono argomenti che abbiamo curato con attenzione in questi anni, favorendo la nascita di nuovi corsi di laurea, potenziando i corsi esistenti, mettendo in campo investimenti importanti per il recupero del mulino Gallisai. Questo diventerà un grande polo a disposizione degli studenti nel cuore della città, con uno sguardo alle meraviglie naturalistiche che ci circondano, come il Monte Ortobene. Sono fermamente convinto che solo con un lavoro gomito a gomito, uniti, ha concluso il sindaco Andrea Soddu, si possa far compiere un salto in avanti agli studenti di tutta l'isola. Per questo auspico la più ampia collaborazione ed il sostegno dell'Università degli Studi di Cagliari. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del consorzio, Fabrizio Mureddu. Oggi ha detto: abbiamo rinnovato la volontà di proseguire i rapporti per un ulteriore triennio e abbiamo previsto anche nuove iniziative sull'alta formazione che saranno definite presto con i massimi vertici politici e amministrativi dell'Ateneo di Cagliari.